Buongiorno e benvenuti sul canale Postura Corretta, il posto per persone professionisti appassionate di postura, fisiologia, corpo e movimento. Oggi parliamo dell'osteoporosi, che è una parola utilizzata per indicare una serie di cause che portano dei problemi alle ossa. In presenza di osteoporosi si verifica nelle ossa un calo dell'intensità minerale e una costante degenerazione della microarchitettura dell'osso. L'osso è un cantiere sempre in costruzione, dove gli osteoblasti costruiscono l'impalcatura e fissano il calcio, mentre gli osteoclasti la distruggono e portano il calcio al corpo. La perdita di equilibrio tra queste due funzioni porta a una fragilità ossea. Questo succede perché gli osteoclasti distruggono l'osso perché al corpo serve calcio per far funzionare le sue attività. Questo porta ad avere fratture anche con piccoli traumi, e le più ricorrenti sono fratture alle caviglie, al femore, alle vertebre, all'omero e ai polsi. Questa patologia tende a presentarsi all'aumentare dell'età del paziente e colpisce maggiormente le donne perché è legata all'aspetto ormonale. In Italia circa 5 milioni di soggetti sono affetti da questa patologia e l'80% sono donne in postmenopausa. Dopo la menopausa, una porta di uscita che ogni mese permetteva di espellere tossine viene chiusa e inoltre cambia l'assetto ormonale. Se l'intestino soprattutto, ma anche altre funzioni sono già in difficoltà, ecco che si va incontro a fragilità ossea e perciò a microfratture. Le conseguenze che ne derivano possono essere importanti, portando nei casi peggiori disabilità gravi. Per contrastare l'invecchiamento della struttura scheletrica e ridurre al minimo la possibilità di fratture, possiamo intervenire su più aspetti, come spiegato nella guida gratuita benessereintegrato.it. L'esercizio che più spesso viene consigliato per l'osteoporosi è la camminata, ma la camminata su un corpo rigido può provocare più danni che benefici. Anche per gli esercizi di rinforzo muscolare vale lo stesso discorso. Ma cosa c'è di difficile in una camminata? Vediamo alcuni aspetti che possono aiutarti a migliorare la camminata. Il primo aspetto è il lavoro sulla mobilità articolare. Perché è importante? Perché una buona mobilità sulle articolazioni ti permette di avere un passo più fluido, nel senso che se tutte le articolazioni sono libere di muoversi, allora anche la caviglia, ginocchio, anca, schiena compirà tutti i movimenti in modo automatico. Non c'è bisogno di controllare il movimento se c'è una buona fluidità. L'altro aspetto importante è la rigidità. Se la nostra muscolatura è rigida, abbiamo delle tensioni sul trapezio, abbiamo delle tensioni sul collo, il nostro movimento sarà meno efficiente e perciò creerà più attriti e andrà a consumare di più le nostre articolazioni. E questo è un altro aspetto. Questo aspetto è legato anche all'aspetto dell'equilibrio. Se abbiamo poca mobilità articolare, tante tensioni, sicuramente faremo fatica anche a avere un buon equilibrio e avere una buona coordinazione nel passo e nel movimento, e magari questo ci costerà più fatica. Ultimo aspetto è l'aspetto delle sensazioni. Se i nostri recettori non sono belli attivi, faremo fatica a sentire le sensazioni che il corpo ci dà durante la camminata. Non recependo informazioni dal nostro corpo, il corpo e soprattutto il nostro sistema nervoso non potrà aiutare a regolare la giusta attivazione muscolare. Per questo è molto importante, prima della camminata o anche prima del rinforzo, lavorare su questi aspetti. Cosa vuol dire tutto questo? Che durante la camminata si mettono in moto diversi meccanismi che devono essere ben preparati prima di iniziare a camminare, e questi si preparano con esercizi specifici per ogni funzione che andremo ad esercitare. Quindi, prima di iniziare la camminata, bisogna prendere 5-10 minuti per fare esercizi sulla mobilità articolare, sul togliere le tensioni dalla muscolatura con un automassaggio, con una pallina, esercizi per l'equilibrio, esercizi per risvegliare i nostri recettori. Anche negli esercizi di rinforzo, come per esempio i piegamenti sulle braccia, utilizziamo spalla, gomito, polso, anche nello squat utilizziamo anca, ginocchio, caviglia e tutta la nostra schiena. È perciò importante, per far funzionare bene tutte queste articolazioni, prendersi 10 minuti prima di eseguire gli esercizi per riattivare
la mobilità articolare, per togliere le tensioni, per ripristinare un buon equilibrio e per riattivare i recettori. Sul canale ci sono molti esercizi per la preparazione del vostro corpo e anche per il recupero di queste funzioni. Ma se volete fare qualcosa di più specifico, sul sito Postura Corretta trovate un corso apposta, si chiama l'igiene posturale. Con l'igiene posturale andremo a lavorare proprio su questi aspetti. Mobilità, togliere le tensioni, recuperare l'equilibrio e riattivare i nostri recettori. Se avete domande fatemele qui sotto nei commenti, se il video è stato di vostro interesse lasciatevi un mi piace, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video. Un saluto!